A questo signore e poi quel signore calvo. Mister. Buonasera mister. Ciao. Complimenti per la vittoria, peccato però per questo gol subito nel finale che forse le ha guastato un po' la serata. Ma io sono uscito talmente incazzato e non mi ricordavo neanche se era vinto sinceramente. Perché in una manifestazione in cui la differenza reti può essere fondamentale non si può regalare un gol di questo genere a 12 secondi alla fine, quindi questo mi ha fatto uscire inferocito dal campo, poi si razionalizza e la prestazione è stata di buon livello, era la nostra quarta partita in 9 giorni perché... e quindi c'erano tanti rischi, ma la squadra ha fatto anche una partita corta, c'è anche da recriminare su qualche gol di troppo sbagliato. L'unico aspetto che ci deve lasciar pensare è che in una partita in cui non abbiamo concesso nulla agli avversari abbiamo subito un rigore e un gol, quindi, e non gli abbiamo concesso nulla, perché in area penso ci siano entrati 2 volte, 3. Non so, zijn er nog Nederlandse journalisten die... Non ci sono. Non ci sono. Perfetto, Corrado e poi Varriale. Ciao mister. Ciao. Tu parlavi un po' di ennesima partita nell'arco di breve tempo. Da sopra sembrava una squadra forse un po' anche svogliata, non si pressava tutti quanti insieme. L'ho vista un po' sfilacciata, è una mia impressione o l'hai vista anche tu? Ma abbiamo fatto 3 gol sul riconquista nella metà campo avversaria, quindi quello che dici te io l'ho visto fra il 15° e il 30° del primo tempo, negli altri periodi di partita no. In quel tratto centrale del primo tempo sì, anch'io ho visto la stessa cosa, un attaccante uscivano a pressare e centrocampisti troppo lontani, però è stato un tratto di partita. La fase iniziale del secondo tempo era decisamente più globale la fase di pressione. E se ripensi a tutte e due i gol del secondo tempo sono due riconquiste alte, una uno scivolamento davanti di Gulam e una riconquista mi sembra di Calleion, no di Mertens, non ricordo. Forse di Allan parla a Mertens e Mertens per Calleion. Quindi da quel punto di vista lì per larga parte di partita abbiamo fatto bene, con un tratto di partita in cui la mia sensazione dal campo era quella che dici tu, troppo sfilacciamento fra i tre a pressare e il resto della squadra. Barriale, poi Alvino. Buonasera Maurizio, è arrivata la nona vittoria su 10 partite che avete giocato ufficiali e avete segnato 30 gol in queste 10 partite. La conferma che questa è una squadra che la via della rete la trova sempre. Qui il discorso della determinazione che facevi ieri in Champions League, che poteva essere diversa rispetto al campionato, stasera l'hai vista fino in fondo? L'ho vista, però quello che dicevo ieri mi sembra un qualcosa che s'annusa nell'aria anche a livello di sportivi. Se col Benevento facciamo 50.000 spettatori e in Champions ne facciamo meno, vuol dire che è un qualcosa che s'annusa, che c'è molta più convinzione in campionato. Rispetto alle partite di Oppa, sono prese come una festa, ma nella quale le possibilità di andare avanti non sono tante. E questo penso sia un errore, purtroppo a volte le parti inconsce del cervello non ci si combatte facilmente, ma sarebbe un errore, perché se noi vogliamo diventare una squadra forte, vogliamo diventare una squadra importante, questo è un palcoscenico su cui dobbiamo fare assolutamente bene. Però oggi ho visto già un atteggiamento diverso rispetto alla partita in Ucraina. Teleluna, poi Canale 21. Proprio sulla falsa riga, buonasera mister, proprio sulla falsa riga del discorso conscio-inconscio che abbiamo toccato anche ieri in conferenza stampa, però le risposte che hai avuto ti danno la possibilità di capire, di avere la percezione reale che comunque la qualificazione agli ottavi resta assolutamente un obiettivo e a portata di mano dopo la vittoria di stasera. A portata di mano è un obiettivo, è perseguibile, non è facile... In questo momento siamo dietro e quindi c'è da recuperare. Penso sia fattibile, ma non facile.
Canale 21, poi La Repubblica. Buonasera mister, Ianicelli di Canale 21, due velocissime domande. Primo, ci saremmo forse aspettati qualche minuto per un as nel finale, mi piacerebbe sapere insomma il perché dei suoi cambi. Secondo, ieri lei proprio a mia domanda ha risposto difendendo in modo molto netto il portiere che stasera sul campo è stato assolutamente protagonista, mi piacerebbe che dicesse qualche parola sulla prestazione di Reina. La prestazione di Reina è stata di ottimo livello, perché se prendiamo 2-1 a che punto di partita e mancano 24 minuti può diventare una partita diversa, quindi ci ha risolto problemi, ha fatto una partita attenta, non ha avuto grandi interventi da fare esclusi rigore, ma si vede era in una serata di grandissimo livello da applicazione e da attenzione e quindi ha fatto una partita di ottimo livello. I cambi sono normali. La partita era in mano nostra, non c'era bisogno di squilibrio, ma c'era bisogno di solidità e di equilibrio e abbiamo messo giocatori di solidità. Vai. Sì, eccomi. Posso? Ciao. No, volevo chiederti, è entrato Rog per Caglion, è un'ipotesi su cui stai lavorando, di vederlo sulla fascia destra? Ma queste sono scelte... Champions, nel senso che qui la panchina è così corta che per forza deve fare delle scelte su ruoli. Noi preferiamo avere tanti centrocampisti perché in caso di flessione fisica della squadra cambiare due interni è come avere un polmone nuovo, quindi la nostra scelta è quella e poi è chiaro se c'è la necessità in un'altra zona del campo. Abbiamo qualche giocatore tipo Rog, in parte Zielinski, si possono adattare anche a quel ruolo se il risultato è chiaramente di un certo tipo. L'unico giocatore offensivo era Onas e uno ci poteva dare squilibrio e quindi se la partita era a quel punto sullo 0-0 molto probabilmente la scelta era diversa. Gazzetta dello Sport. Buonasera. Poi AM Naples. Ciao. Una sensazione che provo a condividere con lei, che tra i segnali di maturità di questa squadra c'è anche una nuova capacità di gestire le forze, le energie, di non andare sempre a mille. Mi aggancio un po' a quello che dicevano anche altri colleghi. La sensazione che si ha appunto è quella di una squadra più consapevole anche da questo punto di vista, non è soltanto oggi che si è avuta questa impressione, non c'è sempre bisogno come l'anno scorso di mettere il piede sull'acceleratore e non alzarlo più. Ma da questo punto di vista posso essere d'accordo, ma una squadra che ha questa maturità deve avere insieme anche la maturità di non regalare niente. E invece noi abbiamo regalato stasera, perché ti ho detto, in una partita in cui non abbiamo concesso niente agli avversari, in cui i nostri difensori fino al 93esimo sono stati impeccabili, alla fine abbiamo preso un rigore e regalato un gol. È una maturità non globale, non totale ancora. Eccoci, buonasera. Ciao. Seconda gara consecutiva per Nicola Maximovic, volevo chiederle, secondo lei, se lo vede più inserito e più pronto rispetto alla scorsa stagione, ai meccanismi? Ma Nicola ha fatto una partita di ottimo livello oggi, di alto livello. Nella partita di Ferrara ha fatto fatica a entrare in partita, ha fatto la prima mezz'ora un po' contratto, poi ha fatto un ottimo secondo tempo e stasera ha fatto una grande partita. Al 93esimo hanno avuto un'indecisione fra lui e Koulibaly, un attimo si stavano correndo in faccia uno verso l'altro e si sono fermati tutti e due, quindi, però perché in un momento della partita in cui non c'è più possibilità di far gol noi stiamo a palleggiare la bandierina invece di mettere palla fuori e la partita è finita? Io non lo chiedo mai di mettere la palla via, ma lì manca 12 secondi, la possibilità di arrivare a quell'altra porta non c'è, quindi un minimo di pragmatismo in quella situazione ci voleva. Poi a me fa piacere, gli esorto sempre a non buttare mai via la palla, giocarla sempre, fanno benissimo. Però poi c'è un limite, a 10 secondi alla fine non c'è possibilità di arrivare di là neanche, quindi l'ingenuità è stata lì di creare la situazione. I am Naples e poi l'ultima. Mister, in virtù della domanda del collega, come stanno Albiol e Kirikesh che hanno avuto dei problemi fisici nelle ultime partite? Albiol stasera non era neanche in panchina.
Ma Vlad sta abbastanza bene, ha avuto un paio di problemi molto diversi uno dall'altro, e una lussazione a una spalla, e poi ha preso un brutto colpo su un piede in allenamento, in cui lì per lì si temevano anche conseguenze pesanti. Poi per fortuna è stata solo una fortissima contusione senza altre conseguenze, però è rientrato un gruppo solamente ieri da Bologna, quindi per questi due problemini. E Raul ha questo problemino alla schiena, c'ha un'irradiazione fino a un flessore, il flessore non gli dà buone sensazioni, e quindi era molto rischioso farlo giocare. L'ultima. Sì, ciao mister, volevo chiederti, viste tutte le partite che sono state già fatte sia in campionato e le due in Champions, secondo te, conoscendolo, quanto tempo ancora avrà bisogno Marek Hamsik per tornare alle sue prestazioni migliori? Ma alle prestazioni migliori non lo so, però io lo sto vedendo in crescita, non è ancora ai suoi elevatissimi livelli, però rispetto alla partita all'Atalanta quel periodo lì lo sto vedendo, e piano piano riesce a crescere, quindi spero ci sia un'accelerazione in questa crescita. Sarebbe importante anche che ogni tanto si potesse allenare, perché fra gli impegni nazionali e le partite consecutive fa con noi, praticamente dai 10-12 d'agosto Marek non si è più allenato, quindi questa è una problematica comune ai grandi giocatori, e si torna al discorso che si faceva ieri. Ho letto che qualcuno l'ha fatto passare come un discorso: le nazionali penalizzano il Napoli. Non è così, le nazionali penalizzano il calcio, non il Napoli, penalizzano i grandi giocatori. Perché un conto è vedere giocare una grande squadra, un grande giocatore che è al 100% perché si può allenare, e un conto è buttare un giocatore in campo ogni tre giorni e che dopo tre mesi chiaramente rende a 70-80%. Io sono innamorato del calcio e mi piacerebbe vedere grandi giocatori che stanno bene. L'attuale calendario non lo consente e mi dispiace. Penso che bisogna porci rimedio se l'obiettivo e vedere il calcio più bello possibile, e per porci rimedio c'è una cosa sola da fare: confinare le nazionali in un periodo della stagione. Poi mi metto nei panni di presidenti che pagano 1,5 milioni a un giocatore, e questo poi in 75 giorni gli sta 33 in nazionali, e magari in questi 33 giorni gioca con Andorra, Malta, Le Faroe, San Marino, Cipro, e quindi mi sembra anche allora che siano fatte delle fasce per le nazionali e che ci siano tornei di serie A, di serie B, in maniera da ridurre un po' il numero delle partite, e questo numero ridotto a cui si può dedicare il mese di giugno. Bene, grazie, buonanotte. Ciao.